Saura, oggi hai presentato i risultati del bilancio di sostenibilità 2022 di Estra. Rispetto all'anno scorso le direttrici sono le stesse, ma rispetto all'anno scorso ci sono anche elementi particolarmente significativi che riguardano il comparto ambiente, visto che oggi parliamo anche di crisi climatica, quindi sarebbe giusto probabilmente soffermarsi di più su quest'ambito specifico. Sì, allora l'area ambiente del bilancio di sostenibilità di Estra è sempre stata importante perché Estra si occupa di energia e quindi naturalmente c'è una connessione diretta. E la connessione si sostanzia nella produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, dall'efficientamento energetico che garantiamo a privati e imprese, non solo, ma lo facciamo anche in casa nostra riducendo i consumi delle nostre sedi e dei nostri uffici, dalla mobilità elettrica. E una nota particolare che riguarda la sensibilità che la collettività ci dimostra di avere rispetto a questi temi della sostenibilità. Noi abbiamo un'offerta di listini green, chiamiamoli così, sia sull'energia elettrica che sul gas, che oggi sono stati sottoscritti da oltre il 50% dei nostri clienti. Quindi vuol dire che la collettività in genere è fortunatamente sensibile a questi temi e noi siamo in grado di intercettare questa sensibilità anche offrendo recentissimamente la possibilità di costituire comunità energetiche. Ecco, ma ci sono anche progetti che sono a misura stati fatti nel corso dell'anno proprio per i dipendenti, per favorire azioni virtuose sia nell'ambito lavorativo e anche nell'ambito privato. Che tipo di esiti ha avuto il progetto? Che tipo di attenzione anche ha suscitato? Sì, questo progetto che è stato fatto in collaborazione con Green Apes ha prodotto una serie di azioni positive da parte di moltissimi dipendenti che si sono ingaggiati in una sorta di gara molto sostenibile, nel senso che si sono sfidati ad azioni che sono state quelle di venire in bicicletta al lavoro, di riciclare correttamente non solo in ufficio ma anche a casa i rifiuti, la possibilità di ridurre i consumi con l'attenzione dell'uso dell'energia e del gas. Quindi questa gara è stata accolta benissimo dai nostri colleghi che sono stati sensibilizzati e sono stati poi entusiasti di questa opportunità. E questo vuol dire per noi un incentivo a continuare le azioni di responsabilità sociale, se la vogliamo chiamare così, di impresa, che poi si sono anche tradotte per esempio nella piantumazione di 7500 alberi nel centro Italia, una cosa importante per la qualità dell'atmosfera, dell'aria, della salute in genere delle nostre collettività. Ecco, Estra, in occasione proprio della presentazione ufficiale dei dati di bilancio, si fa anche promotrice di un evento molto importante sulla crisi climatica e lo fa mettendo assieme competenze differenti e in un ambito quindi particolarmente, diciamo, nevralgico per la vita di tutti e del pianeta. Ecco, cosa muove Estra e che tipo di responsabilità quindi si sente di avere e a che titolo vuole partecipare anche a, non dico alla soluzione perché sarebbe, ma comunque a dare il proprio contributo affinché diciamo questa transizione climatica possa diventare un'opportunità per tutti? Beh, allora le attività che Estra può mettere in campo sono descritte nel bilancio di sostenibilità, le facciamo quotidianamente crescono, però siamo consapevoli, e per questo abbiamo organizzato questo convegno, che la comunicazione è importantissima. La comunicazione della crisi climatica è fondamentale per fare un passaggio in avanti verso l'adattamento, la mitigazione di una cosa inevitabile che purtroppo, come ci hanno detto i relatori di questo convegno, è in atto e sarà in atto per i prossimi anni.
Quindi per noi fare un convegno dove si parla di come comunicare la crisi climatica, come renderla chiara e immediata a tutti nella sua urgenza, ma anche nella sua possibile risoluzione, è fondamentale. E l'attività nelle scuole che svolgete forse tende proprio a questo? Beh, l'attività nelle scuole è un'attività che Estra non ha mai interrotto in tutti gli anni da quando è stata costituita, dal 2010. Quindi dal 2010 noi coinvolgiamo scuole elementari, medie e medie superiori in un'attività di sensibilizzazione sull'energia.